Ciao raga, la faccio vedere un attimino come viene il muzzo. Questo è il muzzo della Vespa, questo è il muzzo anteriore. Ora è da fare per benino, deve venire così, bello pulito. Quindi anima e pazienza, questo era stato verniciato, anima e pazienza e si fa. Questo l'ho già fatto. È quello posteriore, poi c'è da finire, c'è la musica del cazzo e poi c'è da ripulire tutta la forca di Roberto. Ora aspetto che mi arriva un pezzo, una slitta per questo parafango qui, che lo devo mettere lì, l'ho verniciato, guardate che schifo mi è venuto. Per dire no, che schifo mi è venuto. E si rimonta su questo. Ho cambiato anche la freccia e lo specchietto. Vabbè, e intanto si va avanti. C'ha un furgone o un altro, si va avanti. Oi, 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 che ci fa il mio svito qui? Poi sulla Vespa ci metto anche questo. Va bene? Ci posso mettere questo sulla Vespa? A Udi. Può vedere, ci sta anche bene. Vedere, speriamo non si sente. Boh. Metto qui sulla Vespa, lo metto qui Audi Vespa Audi. Vabbè, a parte gli scherzi, che ce l'ho la saldatrice, vi va bene TIG alluminio e ferro, che mi mancano carrellini e gli arnesi. Qui c'è un altro, ma più anche, raga, e mi sopportai il mio, cioè un po' mancare un carrellino così, raga, un po' mancare un regalino, un carrellino così, fischia, oh, anche qui c'è scritto, da tutte le parti, la remma andiana, oi oi. Sai che fumiamo, va? Visto un carrozzeria non si può fumare. Faccio anche le caramelline io. Va bene ragazzi. Un abbraccio a tutti. E io continuo a sabbiare questo qui. Va bene? Un abbraccio. Ciao raga, fischia. Oggi sto di merda, eh. Se non rispondo a messaggi è perché sto di merda.